Un momento, per favore. Povera Spesa, ti hanno fatto mangiare il papà, senti. Che c'è, Carlo? Leggi. È arrivato questa mattina. 2 ore fa. Ma non era tutto finito. Da 3 anni non ne sapevo più niente. Povera ragazza, mi spiace. Aiutami, trovami una scusa. Devo partire subito. Ma tu sei matto, in questo momento. Il sanatorio è vicino a Milano, sono quasi 200 chilometri. Ma cos'è, vuoi fare uno scandalo? Ma sta morendo. Vuole vedermi. E anch'io voglio vederla prima che muoia. Avevo una fame, Forastella. Salite, salite a vederlo un momento. Ma dov'è Carlo? Possiamo andare anche noi? Ma certo, care, salite, salite pure. Ma Carlo, dov'è? L'hai visto tu? Ha dovuto correre in fabbrica. Una delle solite ispezioni della finanza. Speriamo che se la cavi presto. Ma è una cosa grave? No, ma dovrà perdere molto tempo. Non parlarne. Ah no, certo. Rita, Dio mio, fa che non muoia.
fa che non muoia. Quanto bene le ho voluto. È come se in questi 3 anni non fosse successo niente dalla prima volta che la vidi. Dentro proprio perché non sapevo dove andare, come un cane in chiesa. Ma certo, questo è un clan, se non conosci. E tu che fai qui a Milano? Oh, io mi sono sganciato subito dalla provincia. Sono qui da 3 anni alla Salci. Li conosci? Senti, li conosci anche tu? Io no. Chi sono? È l'ingegner Donati delle acciaierie. E lei e sua moglie? Chi? Quella lì. No, quella è la Rita. La conosce tutta Milano. Sono insieme da 3 mesi. Lui l'ha rilevata dal conte Locchi, sai, quello delle carrozzerie. Ah, è una mantenuta. Puoi mantenere comunque. Ha addosso 10 milioni di gioielli. Vieni, te la presento. Lui, pover'uomo, era preoccupato. Veniva da me e mi diceva: che figura ci faccio? Diranno che sono spiantato, che sono finito. Lui allora aveva regalato l'Alfa alla Gina prima di conoscere te. Il carretto aveva dato il collier alla Dolly. Lui niente. Non riusciva a farle prendere niente. Chi, Carli? C'era qualcuno che credeva davvero che le cose gli andassero male. Ma non ha la concessione della Texoil per l'Italia. Naturale, una lira al litro di margine. Alla fine, dopo aver insistito per 2 mesi, lei gli fa: beh, se proprio ci tieni, avrei un conticino. Lui, povera stella, si illumina tutta, acchiappa a volo la busta del conticino. Lei gliel'aveva data chiusa. Poi, con calma, se lo guarda. 6 milioni. Ciao, Giampaolo. Vi presento l'ingegner Rivel. Piacere. Piacere. Oh, piacere, amore di modellino. Ho visto oggi nella sua vetrina un cappellino da cocktail, quello nero. Dovresti regalarlo a tua moglie, che li porta così bene. Mi... cos'è? Ah, la povera. Facciamo i porcellini, eh? Mi fa già vedere. Così. Chi è quel suo amico che sta sempre zitto? È il figlio di un industriale di Biella. Che industria? Una tessitura di lana. Ah, oh, capito, una mezza partuccia. Basta. Balliamo. Vuoi ballare? Balliamo. Cosa vuol dire panoplia? Cosa le salta in mente? Renato mi ha detto che ha comprato una panoplia e vuol farmi credere che è un piatto d'argento per il pane. Mi prende sempre in giro quello stupido. Mi prende in giro anche lei? Ma no. Meno male che l'ho fatta ridere, aveva un muso così lungo. No, non è questo. È che non me l'aspettavo. È una domanda che poteva farmi una bambina. Mi ha fatto piacere. Ma io sono simpatica, sa. È lei che ha una mutria.
Io credevo che avesse qualcosa di carino da dirmi. A che serve? Non ci rivedremo più. Perché? Lei vorrebbe rivedermi. Come si chiama lei? Carlo. Carlo? Oh, che brutto nome. Ah, sì? Sì. A me piace. E cosa fa? L'ingegnere. Ah, oh, tutti quelli che conosco fanno gli ingegneri. Alla macchina? Quasi. Una giardinetta. Oh, caro, una giardinetta. Ma perché non si compra una 1900? È fidanzato? Sì. Ma proprio fidanzato per sposarsi? Eh sì. Beato lei. Ma perché dice così? Anche lei se volesse. Vuol farmi la predica adesso? Su, andiamo ragazzi. Rita? Rita, andiamo tutti dal Mimmo. Perché non viene anche lei? Grazie. Vieni tu? Oh, io no, vai pure. Divertiti, eh. Ma vada, non è il caso di lasciarci il cuore. E piuttosto, attenzione al titolare, eh? Su, su, svegli! Ma dove andiamo? A casa di Mimmo, credo. Da chi? È l'architetto di specialista. Il solito negro con la tromba. Oh, baby. Oh, goody, good, wow, baby. Oh, ma poi dai, vai, tu. Show me the way to go. I'm tired, I walk. Good. Wabidi la didi, skadi bididi, abe uten da uti. Scusi, l'ingegner Donati non è qua. Donati? No, non l'ho visto, è stato più furbo di me. Guardi qui, stasera barba. Saluta. Fuggi, metti dello champagne adesso. Ci ho fatto 40 punti con le Ansaldo. Mi fa una rabbia. Guido me l'aveva detto di non venderle. Ci imbrocca sempre quello lì. Un momento, è quasi pronta. Continuerà per un pezzo quello? Ma se non le piace. Si potrebbe giocare come l'altra sera. Ah no, tanto tocca sempre a me svestirmi. Perché non provate con la Zoe? Con la Zoe? Oh, ma noi abbiamo sbagliato indirizzo, qui c'è un concerto. Però, che bel negro. E gli altri? Ah, il biellese. Aspetta la Rita. La Rita è andata con Donati a... Sì, insomma, a... Capito? Ah, ma adesso basta. Meno arte e più vita. Il negro me lo lavoro io. Sì? La signorina è a letto, molto bene. Ah,
Grazie. Pronto? No, la signorina non si è ancora alzata. Buongiorno. Al solito indirizzo, vero? Sì. Senza il nome, come ho fatto le altre volte. Tenga. Grazie, li mando subito. Naturalmente, più presto che può. Buongiorno. La signorina è partita. Come? È partita? Quando? Questa mattina. E dove è andata? Al cestiere. Il suo caffè è pronto, ingegnere. Quando torna? Lo so, signore. La cercai senza più trovarla. Mi sembrò di averla dimenticata. Il lavoro in fabbrica, il ritorno in famiglia, la mia fidanzata. 4 mesi così. In fondo l'avevo vista una volta sola, 4 mesi prima. Poi, all'improvviso, tu el va. Presto. Attenzione alle mani. Buongiorno. Buongiorno. Non si ricorda? Al Flora. Sono quello della panoplia. Del resto ha ragione. Sono passati quasi 4 mesi. Mi ricordo benissimo. Lei è quello che voleva farmi la predica. Già, e da che parte va? Di qua, andavo a casa. Se vuole l'accompagno. Oh, grazie. Scusi, è sua questa macchina? Sì, lo so, lo so. È in contravvenzione, mi dia la patente. Va bene. Ma cosa ha fatto? Niente, ero dall'altra parte, siccome l'ho vista qua, allora... Salvi, vengo subito. Quant'è? 1000 lire. E faccia presto ad andar via. Qui non posso stare. Va bene. Buongiorno. Non sono più riuscito a trovarla. Che ha fatto in tutto questo tempo? Chi si ricorda? Ho fatto tante cose. Sono stata fuori, poi sono tornata. Scusi, Sam, ma non ho molta voglia di parlare. Ma dove mi porta? Non sta in via 20 settembre? Ah, no, no, non sto più lì. Da un pezzo. Adesso abito in via Monterosa. La ringrazio. Peccato, già arrivati. Vuol salire a prendere un aperitivo? Volentieri. Veramente avrei dovuto offrirglielo io. Liu! Stellina! Venite a salutare! Ah, buongiorno, buongiorno! Le stelline della mamma, qua, qua. Ah, che belli, eh? Cari, cari! Maria, stelline di mare. Maria, prendi un po' i cani. Oh, che belli! Ha telefonato nessuno? Sì, signorina, il commendator Cesati. Oh, tieni, mettili nell'acqua. Oh, che stupido! Vogliamo bere qualcosa? Che preferisce? Io prendo sempre del cognac a quest'ora. O del vero Napoleon, è meraviglioso. Non c'è nemmeno il bollo della finanza. Perché non si siede? Grazie. È vero che adesso la pleurite non è più una malattia pericolosa? Sì, ormai. No, non sono io, è mia sorella. Era un po' che non stava bene, ma ha continuato a lavorare, a strapazzarsi. Sai, i miei sono povera gente di paese.
Mia madre si è decisa solo adesso a venirmi a chiedere dei soldi. Crede che io faccia la commessa. Le piace la mia casa? Ah, quello è di, come si chiama, di quel pittore francese, non ricordo più il nome. L'hanno pagato 1 milione di franchi, dicono che sono io. Prova che mi rassomiglia. Veramente? Mi ricordo bene, sa, adesso, di quella sera. Lei era un po' triste, ma niente affatto antipatico. Perché non si è fatto più vivo? Ma io ho telefonato 2, 4 volte. Mi hanno sempre risposto che era uscita o che era indisposta. Poi è partita. Avevo anche mandato... Sì, erano senza biglietto, ma speravo si capisse. Ma allora è lei che mi mandava quei mazzi di violette? Oh, che stella. Mi racconti qualche cosa di carino? Forse vuol vedere le altre stanze. Ma lei si annoia. Vuole che metta un disco? Io non so cosa mi succede. Quando la vedo mi sento quella sera, appena l'ho vista. E adesso, dopo tanto tempo... Faceva più presto a dire che vuol passare la notte con me. Così accade anche a quelli che si vogliono bene, ma non è la stessa cosa. È stata innamorata. Oh, se lei si diverte a dire di queste cose... Lei è un bel ragazzo, simpatico. Potrei avere un capriccio. Ma se lei parlasse sul serio, farebbe bene a prendere la porta subito. Io parlo sul serio. E lei ha 1 milione al mese da buttar via. Ha ragione. È stata molto chiara. Oh, che bambino. Povero cazzo. È arrabbiato. Stasera non posso, caro. Allora domani. È domenica, andiamo fuori. Non so, caro, forse andrò sui laghi. Ciao, tesoro. Lasciami dormire. Telefonami tra qualche giorno. Chiamo subito. Rivelli, telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, amore. Perché te ne sei andato così presto stamattina? Ma come? Sono qui, in ufficio. Lavoro. Tanta voglia di vederti. Mi vesto adesso. Vieni a Ricoli, allora. Senti, pronto?
Buongiorno, signorina. Dia a me. Caro, non ho potuto avvertirti, però stasera sono libera. E adesso? Adesso no, non vedi. Stasera vengo a cena, a casa tua. Pensiero della notte. Meglio il lume di una candela che vivere al buio. Signore e signori, buonanotte. RAI, Radio Italiana, stazioni del programma nazionale. Fine della trasmissione. Pronto? Rita! Dove sei? Sì, subito. Cos'è successo? Niente, niente. Lasci dormire. Eventualmente, se fosse presa dall'agitazione, mi telefoni. Io vengo subito e le faccio un'iniezione di cloramo. È evidente che si tratta di una forma occasionale. Non ha nessun sintomo tipico delle forme croniche. Ma che cosa? Bella ragazza. Si è divertita un po'. Però le dica di scegliere qualche altro passatempo, perché c'è poco da scherzare con la cocaina. Lo sa anche lei come finisce, eh? Allucinazioni, forme maniacali, ossessive. Grazie. Mi scusi. Per carità, è il nostro mestiere. Buonanotte. Resti, resti. Io non dico nulla, eh. Ma lei si ricorda? Quando è venuto qui, io le ho detto donne niente. A meno che non si tratti di una vera affezione. Sì, sì, stia tranquilla. Buonanotte. Buonanotte. Ah, sì. Va bene. Sì, grazie. Andrò a ritirare. La tua borsetta è ancora là. Grazie, la manderò a prendere. Basta che tu mi accompagni a casa, se puoi. Va bene. Dopo però non telefonarmi più, è meglio per tutti e due. Io non sono adatta a te e non posso cambiare vita per farti piacere. Ho uno che mi ha messo su casa, la macchina. Mi dà tutto quello che voglio. Non è quello che tu hai conosciuto, un altro. È una cosa seria. Importante. È inutile che mi guardi così, non ti avevo promesso niente. L'amore è un lusso che non posso permettermi.
Non so cosa mi ha preso stanotte. Ho piantato tutto. Sono scappata via e ti ho chiamato. Andiamo bene. Per una volta che siamo stati insieme. Usciamo. Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Ma chi è quel tale? Li vedo sempre insieme dappertutto, fino a Saint-Vincent se l'è portata. Messieurs, però la Rita fa male a comportarsi in quel modo. Guarda un po' se un uomo come Cesati deve essere messo in piazza così. Ma no, è un innamorato platonico, quello non ha un soldo. E la Rita ha la testa sul collo. E poi tanto adesso è vecchio a Napoli. Ma non doveva tornare io. 5-8 per 2000. Voi altri non dovreste mai dimenticare di dove uscite. Non vi diamo mica una posizione per farci ridere dietro. Cesati nell'industria è una potenza. Aziende, banche, ha tutto in mano. Basta che muova un dito. Quanto il banco? 720. Banco. Andiamo, Carlo, è tardi. Restiamo ancora un poco. In meno di due ore siamo a casa. No, caro, non posso. Domattina devo partire presto da Milano. Mia sorella è malata. Monsieur, la boule passe. Se venissi anch'io con te domani? Faites vos jeux, monsieur. A casa di mia madre. Ma caro, io sto via due giorni, non puoi lasciare l'ufficio per due giorni. Ancora e poi non voglio che niente ti veda. Adesso punto sul 17 e poi ce ne andiamo. Tu intanto vai a cambiare le fish, eh? Piazzare gli ultimi tre cavalli della serie. 17 cavalli. 17 cavalli. Faites vos jeux, messieurs. I vicini per 1000 e 1000 allo zero. Messieurs, rien va plus. 12 rouges per et manque. A placer l'annonce. A chi è il carré? Io. 8 per le 12. Il cavallo? Qui. 1500 per le 500. Messieurs, faites vos jeux. Merci pour les employés. Cambio di 10.000. Bene, signora. Voilà. Yeah. Ho molta premura, ho ancora tante cose da fare. Buonanotte, caro. Non preoccuparti. Tua sorella starà meglio. Non c'è nessun pericolo per lei. Anche a me, sai, dispiace. Due giorni sono lunghi. Sì, sono lunghi. Allora ti aspetto dopodomani alle 6, al solito posto. A dopodomani. È stato bello stasera. Addio, caro. Dove andate dopo? Ma non so, al cinema. Alle 10:30. Ormai è tardi. Beh, ha ragione lui, è un po' tardi. Sì, era molto elegante. Era una piccola cloche con un'ala rovesciata. Sì, anche io prendo un whisky. Tre whisky. È molto bellino, l'ha visto anche lei? Sì. Scusatemi. Potremmo passare da Rodrigo. Ah, non è male l'idea. Se non avete niente in contrario, verrei anch'io. Vieni, stasera sei permessa? Sì, certo. Buonasera. Un whisky? Buonasera. Passi un po' da me domani. Per forza. Niente. Facciamo quattro chiacchiere. Ha già visto il mio negozio? Bello, sa? C'è una cosa che vorrei dirle. Un po' di tempo, lasci stare la Rita, non è fatta per lei.
Si è divertito, ve la siete spassata, ma adesso lui è tornato. Ma lasci stare. Lei la sta rovinando, quella ragazza. Rita non sarà sempre giovane, sa? Pronto? Rita. Pronto, Rita. Pronto. Anna. Rispondi sull'altra linea, per favore. Sono fuori Milano. Pronto? Chi per dire? La signorina è fuori Milano. Carlo, il tuo whisky. Ma che è? Andate a ritirare il mio cappello dalla Cernago e tornate qui a riprendermi. Bene, signora. Non mi posso fermare.
Volevo telefonarti per dirtelo, ma non ti avrei visto. Sai, adesso non so quando potremo vederci. Tu non telefonarmi. Ti chiamerò io. Le persone di servizio sono state licenziate. Di quelle nuove non posso fidarmi. Non sono io che le ho scelte. Caro, sto così male anch'io. Mi ero abituata a vederti tutti i giorni. Dobbiamo essere prudenti adesso, almeno per questi primi giorni. Dopo vedrai, andrà tutto bene. Lasciami fare. Avanti. Un momento, signorina. Le ho detto che l'ingegnere sta partendo. Grazie, signora, non importa. Scusami, ho avuto torto. Parti? Sì. Lo so, Rita, tu non mi avevi nascosto niente fin dal principio. Sono io che avrei dovuto capire l'altra sera e stare zitto. Non mi avevi promesso niente. Mi hai dato tutto quello che potevi darmi. Ma non posso, sai. Non so, forse avevo dimenticato tutto. Forse ero così felice di averti che pensavo di poter tollerare qualunque cosa. Ma non posso. Quando ho scoperto che mi avevi mentito e che stavi con un altro, me ne vado. Sta tranquilla, mi passerà. Allora, mi vuoi bene davvero? È soltanto per questo che parti. Ma ti prego, Carlo, non ingannarmi. Io ero venuta a stare con te. Sono scappata. È vero. Via, via. Per favore, il sanatorio da che parte? Di là, signore. Quanto c'è? Una mezz'oretta. Grazie. Mi ha voluto veramente bene, ma non è stato che un capriccio. Quante volte me lo sono chiesto. Certo, non potevo offrirle niente di quello che aveva prima. Ogni giorno, finito il lavoro, temevo di non trovarla più. Eppure sembrava così felice. Sono certo che è stata felice in quelle nostre giornate. Era come se scoprisse il mondo. Si divertiva come una bambina. Mi pareva che si trasformasse giorno per giorno, che avesse dimenticato tutto per me, come io avevo dimenticato tutto per lei. La più piccola cosa era motivo di gioia. Ci bastava stare insieme. Sono certo che allora mi amava. Non era un capriccio il suo. Mi amava come una sposa. Ma dopo, forse ho preteso troppo da lei. Quello che è successo dopo era superiore alle sue forze. Mi hai fissato un appuntamento con l'avvocato? Sì, ti aspetta alle 11. Riparto alle 5. E non possiamo nemmeno mangiare insieme perché ho un pranzo da fare. Ah, volevo dirti. L'altro giorno è venuto da me il padre di Luisa. Cosa ti è saltato in mente di scriverti? La verità. Allora, non vuoi più sposarla? Non la posso ingannare. La sposavo quando ero certo di volerle bene, ma adesso... Cosa c'entra? Potevi divertirti, non avrei detto niente. Quella è stata con tutta Milano. Papà! So chi è. Mi sono informato bene prima di venirti a parlare. Ammetto che non stia con te per i soldi, non hai una lira, ma quando le sarà passato il capriccio? Senti, papà, lo so che non puoi credermi, ma è una cosa molto seria. Ha rinunciato a tutto per stare con me. Hai fatto malissimo di accettare una cosa simile. Tu non le puoi offrire niente. Comunque io sono disposto a darti quello che è necessario per liquidarla. Papà. Per la fine del mese bisogna che tu lasci la fabbrica. Per la
pratica di qua. Torni a casa a lavorare con me in azienda. Papà, ti prego, non mettermi con le spalle al muro. Non posso venire via, non verrò. Fa quello che vuoi. Io non ti mando più un soldo. Mettiti bene in testa che non sono disposto a transigere. Ci sono di mezzo cose troppo importanti. Non credo che per una donna simile vorrai giocarti l'avvenire. Tram 30, verdura, carne, eccetera, 1000 circa, sigarette 360, fiori e Vogue 3009. Che bellezza andati a cena fuori. Sei già qui? Oggi sono uscito un po' prima. E tu dove sei stata? Sono uscita un momento a fare delle spese. Non era la signora Zoe che ti accompagnava? Sì, era venuta qui. Cosa voleva? Ha mandato quello là. Perché vorrebbe che tornassi con lui. Non ti dicevo niente per non inquietarti. Tanto può dire quello che vuole. Per me è chiusa. E questi? Questi non sono suoi? Dovevi lasciarglieli. Perché li hai portati via? Lo sapevi che non ti avrei permesso di tenerli e ti avrei chiesto di restituirli subito. Perché lo hai fatto? Non li restituisco. Non ho più che questi. Certo che me li ha dati lui. Cosa credi? Gli altri se li sono ripresi. Fanno sempre così. Non ci fanno dei regali. Ce li mettono addosso per far vedere a tutti che possono spendere. E quando ne hanno abbastanza, via tutto. Ma intanto l'abitudine l'abbiamo presa. Che cosa mi è rimasto? Che cosa sono io adesso? Una disgraziata, una stracciona. Questi non li restituisco, me li tengo. Scusami, Rita. Non dovevo dirtelo così. È perché ti voglio bene. Restituisci. Non farmeli più vedere. Fa come vuoi. C'è un telegramma per te. E mio padre arriva domani.
Avevo fatto vedere la macchina a Gardini. Arriverebbe a 300. Non credevo neanche tanto. Non dicevi che valeva almeno 350? Chi è? Niente, è una che conosco bene. La Giulia, ha fatto carriera. Quando Pizzarro raggiunse la città, uno spettacolo favoloso gli si offerse allo sguardo. Case, strade, templi, tutto riluceva d'oro. Ma è successo davvero o se l'ha inventato quello lì? È successo davvero. Ma è stata una disgrazia per quei poveri indiani tutto quell'oro. Adesso sentirei. Il re Montezuma si fece incontro agli spagnoli. Non preferisci uscire? Va avanti. Andiamo al cinema. Va avanti. Non ho voglia di vedere mio padre domani. Io non immaginavo che sarei stato tanto deciso. Sì, adesso sei ancora contento di stare con me, lo so. Se no me ne sarei già andata. Quando ci si sveglia la notte, sai come succede? Le idee appaiono chiare. Sono diverse notti che mi sveglio. E capisco chiaro che tu sei legato da troppe cose. Cose importanti. Noi non potremo stare insieme. Tuo padre ha ragione. Finirà per spuntarlo. Ma io non posso ricominciare come prima. Noi saremo insieme qualunque cosa succeda, se non ti stancherai. Dove ti aspetta tuo padre domani? Dal suo avvocato. Dall'avvocato? Sì. Devi andarci. Mia dita è solidissima, lo sa. Comunque ho portato i bilanci. Ha fatto bene. Io voglio parlare personalmente con il presidente. Senta. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno. Ciao, papà. Ciao. Che c'è? La banca ci ha negato il credito, da un giorno all'altro. E non sappiamo perché. Avevamo un fido di 120 milioni. Se non la risolviamo entro domani è il disastro. Mi devo fallire. Disdica gli appuntamenti. Telefoni al commendator Casolati, che stiamo andando da lui. L'ho fatto avvisare, è meglio non arrivare all'improvviso. È impossibile che abbiano chiuso il credito solo a noi. Io penso che sia un provvedimento generale. Non le pare, avvocato? Adesso sentiremo. Carli, vuole essere sentito? Per favore, c'è un telefono. Si accomodi. Grazie. Sei tu, Rita? È una cosa che riguarda l'azienda, la nostra azienda. Ti spiegherò. Sì, sono in banca con papà. Aspettiamo di essere ricevuti. È piuttosto grave, non credo che potrò tornare per l'ora di pranzo. Saremo fuori tutto il giorno, forse. Vogliono accomodarsi? Devo andare ora. Ti ritelefonerò, cara. Ciao. Eccolo giusto qui, il Romeo. Se arrivava un po' prima ne sentiva delle belle sul suo conto. Oh, niente che non potesse ascoltare anche lei. Non avevo mica paura di dirglielo in faccia, sa quello che penso. Lasci stare Rita e se ne vada. Questa qui? L'ho raccolta io, con le scarpe rotte, nient'altro che la sottana sulla pelle. Sono io che l'ho lanciata. E guardi,
Guardi che bel risultato, confortante. Se la trovo qui ancora una volta la butto dalle scale. Se ne va. Sarebbe bella da vedere, sarebbe proprio bella. Ciao tu, fatti viva. Che incoscienti, che incoscienti. Perché non l'hai mandata via? Che ti ha detto? Niente. Non hai problemi. Avete trovato i denari? Ma, Rita, cos'hai? Niente. Questa giornata, quello che mi hai detto per telefono, avete trovato i denari? No. No, abbiamo girato dappertutto, da un ufficio all'altro, da una banca all'altra. 120 milioni non si trovano facilmente quando si sparge la voce che la tua banca ti ha negato il credito. E se non li trovate, se tuo padre deve chiudere, è la rovina per la tua famiglia. Ci fosse una ragione almeno, ma no, niente, nessuno sa niente, nessuno capisce, nessuno ti sa dire che cosa sia successo da un giorno all'altro. Rita, sei tutta gelata, che cos'hai? Ma fate qualcosa. Dovete trovarlo quel denaro. Tutti vi conoscono, è assurdo. Che cos'hai? Non impressionarti così. Io non ho paura della povertà. Domani parto con mio padre e cercheremo ancora. Da noi forse sarà più facile. Parti? Domani mattina. Domani mattina. Domani mattina. E forse potrete salvarvi lo stesso. È ancora possibile. Ci restano due giorni di tempo, forse in due giorni mio padre lotterà fino all'ultimo. Si tratta del lavoro di tutta la sua vita. Ti voleva molto bene, la tua fidanzata. Perché? Pensavo che domani la rivedrai. È vero che voleva sposarti fin da quando aveva 15 anni. Sposerebbe ancora? Ah, sì, te l'ho detto. E tu? Le volevi bene? Ma sì, lo sai, prima di conoscerti era tutto diverso. Non sapevo cosa volesse dire essere innamorata. Thank you.
certo che disse proprio così. Quelle sue ultime parole mi strinsero il cuore. Per un attimo ebbi l'impulso di buttarmi a terra, di non lasciarla. Quante volte mi sono rimproverato di non averlo fatto. Ma sarebbe servito a qualcosa? Non credo. Aveva già deciso di andarsene. Se fossi stato sincero con me stesso, lo avrei capito anche allora. La notizia della nostra rovina l'aveva atterrita. E le ristrettezze di quell'ultimo periodo, le ansie, le lotte. Ma è stata veramente questa la ragione della sua fuga. L'ho voluto credere perché avevo bisogno di capire, di dare a me stesso una spiegazione. Ma Rita era veramente così attaccata al denaro. Tornai a Milano 3 giorni dopo. Le avevo telefonato la sera prima che il denaro si era trovato e che tornavo. Avevo tanto bisogno di rivederla, di abbracciarla, di dimenticare il resto del mondo vicino a lei. Ma lei alla stazione non c'era. Rita. Rita. Buongiorno, la signorina è uscita? Sì, ieri sera. Ieri sera. Deve averle lasciato un biglietto sul tavolo. Perdonami, amore. Non potevo più restare con te. Si vede forse che non ero fatta per questa vita. Ti ho amato quanto ho potuto. Perdonami e non cercarmi. Sarebbe inutile. Perché l'ha fatto? Se avessi aspettato 12 ore. 12 ore soltanto. Le banche riaprirono improvvisamente il credito a mio padre. Saremmo stati sempre insieme. Signorina Margherita Rinaldi. Lei è ingegner Carlo Rivelli? Sì. Allora, prego, vuol passare di qua? C'è un signore che desidera parlarle. Avverto subito, l'aspettavo. Ma io voglio vedere la signorina. Purtroppo la signorina non fu Rita a lasciarla. Io a costringerla. Rita partì con me per Parigi la sera prima che lei ritornasse a Milano. Le avevo assicurato che avrei fatto riaprire subito i crediti alla donna. Se desidera vederla, teme. Ma stava con me quando vi siete conosciuti. Lei lo sapeva. In quel periodo io ero fuori Milano. Quando sono tornato ho saputo subito tutto. Ma niente mi poteva fermare. Niente, neppure i miei affari, il mio lavoro. Ma Rita purtroppo non mi amava. Amava lei. Del resto pensi di me quello che vuoi. Quando Rita capì che non c'era altro modo per evitare la rovina della sua famiglia, non mi facevo illusioni. Sapevo perfettamente che Rita era innamorata di lei, che mi seguiva per forza. Ma ero disposto ad accettare anche questo, disposto ad accettare tutto. Di averla sempre vicina.
troisième fois, le train Milan Paris va partir dans 3 minutes. Les voyageurs de destination Briançon pour en première voie 8:45. Troisième voie par le train Milan Paris. Troisième voie par le train Milan Paris. Troisième voie par le train Milan Paris. Che sarebbe stato inutile. Non so con precisione che cosa abbia fatto in quei 2 anni, sola, senza mezzi, in un paese straniero. Non ha mai voluto raccontarmi niente di quel periodo. Ma quando ritornò in Italia, a Milano, qualche mese... Proviamo questo qui. No, no, non va bene. Lei ha il naso a punta, la linea del cappello è larga, non può andare. Ecco, questo è il suo tipo. No, non è il mio genere. No? E allora ne proviamo un altro, permette? Buongiorno. Buongiorno. È molto che sei a Milano? Da ieri. Dove eri? A Genova. E queste dove le metto? Lì sopra. Aspettami di là. Guardi, signore, questo è graziosissimo. È un modello arrivato ora. No, non se lo mette così. Non va portato su da qua. Non si avanti, la troppo. Permetti? Ecco così. Guardi come le sta bene. E se mi piace, e mi sta bene anche. Allora me lo mandi a casa. Grazie, signora. Spero di rivederla presto. Quest'anno il velluto non lo vuole più nessuno. Vanno tanto questi modellini a calotta, invece. Dove abiti? Ho preso una stanza. Faresti tanto bene a tornartene a casa tua. I miei ne hanno appena per sé. E avevi una posizione. Lo sai che certe volte quando mi sveglio di notte faccio un rotolone nel letto per la rabbia? Con quello là tu eri sistemata per tutta la vita. Una ragazza fissa come te non l'aveva mai avuta, mai, né prima né dopo. Che stupida. Io questa non te la perdono. Ci fosse un lavoro qualunque, mi basta poter mangiare e stare tranquilla. Adesso non c'è proprio niente. Non posso dirti niente. Intanto dovresti rimetterti un po' in sesto, se no... Beh, lasciami il tuo indirizzo. Allora ripasso? Sì, ripasso. Tieni. No, grazie. Per ora no. Bene, come vuoi. Adesso vattene perché ho da fare. E di Carlo sa niente? Come, non lo sai? Si è sposato. Bel guadagno ci hai fatto. Ma io l'ho saputo un anno fa. Ha fatto bene. Se può, guardi che non sia un lavoro troppo faticoso, non ce la farei. Arrivederci. Ciao. Ciao.
Non so, dice che è urgente. Pronto? Ah. Dica, dica. Saranno 3 mesi che è ritornata. Ogni tanto passava di qui. Adesso non la vedevo da un po' di tempo. Ieri mi ha mandata a chiamare. Sta male. Abbiamo dovuto ricoverarla.
Ho capito. Venga in ufficio. Oggi, dopo le 17, buongiorno. No, il caffè ho premura. Vai a Napoli domani? Sì, domani sera. Ma papà, avevi il consiglio d'amministrazione della Cefese. Lascerò a te la delega. Domani sera c'era la prima dell'Otello. Lo dirò a Diana. Ricordati che alle 8 viene il camiciaio. Non hai più una camicia in ordine. Va bene, alle 8. Arrivederci. Arrivederci. Ciao mamma, stasera cino fuori, non mi aspettare. Ciao. Buonasera, Rita. Te l'ho saputo soltanto oggi, sai. Dai, Rita, piantala. Il brutto è passato. Ti ho già fissato una bella camera in una casa di cura in montagna. Una magnifica villa, vero? Domani ti ci portiamo e fra 15 giorni sei in piedi. Buonasera. Come sta? Riposato? Oggi ha avuto una crisi. Il professore vuole parlarle prima che lei vada via. Oh, grazie, sono belli. Avevo così paura che tu non venissi. Dovevo dirti. Oggi sono stata tanto male. Adesso guardavo il tramonto e mi è venuto il pensiero che potrei anche non vedere mai più il sole. Rita, ti prego di non stancarti e di non avvilirti inutilmente. Ma io devo parlarti. Tu non sei sempre qui e io... Carlo... Non posso sopportare che non sappia mai. Non lo posso sopportare. Non è giusto. Chiamalo. Fallo venire qui. Gli telegraferò subito. Adesso sta tranquilla. Scusami, sai. Tu sei stato così buono. L'unico amico. Ti do un dispiacere. Ma non so più niente. Non capisco più niente. Prima credevo d'aver fatto bene a lasciarlo. A partire con te. Pensavo che non mi avrebbe mai perdonato la rovina della sua famiglia. Non avevo mai creduto che mi avrebbe sposato. Adesso... Ti ho detto che telegraferò subito. Ma se muoio prima che arrivi... Mi ha dimenticato. Si è sposato. Non voglio che continui a credere che l'ho tradito. Mi voleva bene. Mi voleva tanto bene... che non mi avrebbe mai rinfacciato niente. Mai niente. Mi avrebbe sposata davvero. A quest'ora sarei sua moglie. In casa sua. È stata colpa mia. Non gli ho creduto, non ho avuto fiducia in lui. Giurami che gli dirai la verità. Se muoio. Giuramelo. Io che le ho telegrafato ieri sera. Rita è mancata questa notte. Era qui da un mese.
di Rita avevo sentito la mancanza. Ma è inutile continuare. Ciascuno di noi due non perdonerà mai all'altro questa morte. Lo accompagni giù. Thank you.